Ci sento. Iniziamo la seconda sessione di questo bellissimo incontro che mette al centro la lettura per l'infanzia con tanti valori importanti, come abbiamo già visto nella prima parte di questo appuntamento. Io sono Simonetta Saveri, responsabile dell'Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova, e insieme al Sistema Bibliotecario Urbano, in particolare Marino Muratore, abbiamo ideato e organizzato questo incontro con quattro brave autrici. In questa seconda parte abbiamo Anna Lavatelli e Anna Vivarelli, che ringrazio. Ringrazio per la disponibilità, le saluto. Dicevo dietro le quinte che i loro libri mi sono piaciuti, che sono bellissimi, interessanti, che mi hanno riportato un po' all'infanzia, e poi dopo ce ne parleranno. Ringrazio le classi collegate, in particolare il convitto Colombo, la quinta B, divisa in due gruppi, e poi arriverà anche l'Origina Primaria Spinola, che stiamo aspettando. Io lascerei la parola a Marino Muratore, responsabile della didattica del Sistema Bibliotecario Urbano. Ciao Marino, Ciao a te Simonetta, la e ciao parola. a tutti i bambini e le bambine e poi tutti i bambini. Due classi sono collegate, ci tengo a dirlo, ma molte altre classi ci stanno seguendo un po' da Liguria, alcune anche fuori Liguria, in diretta Facebook. Quindi loro ci faranno le domande, probabilmente attraverso i social. È un momento per me molto importante perché al di là della giornata, il mese dei libri, la lettura, i libri, io sono come bibliotecario, piccolo autore, quindi sono la mia vita, sono figlio di un grandissimo lettore, un fratello che aveva 15 anni più di me, che aveva una biblioteca pazzesca, quindi a 6-7 anni sfogliavo, 10 anni leggevo, quindi parlare di libri è sempre per me è il massimo, ma sono ancora più felice perché mi trovo con due autrici pazzesche, secondo me. Secondo me mi dispiace, faccio una dichiarazione di amore, no, che loro non sanno, ma per me le tre grandi scrittrici contemporanee, le più grandi, sono tre: sono Anna Lavatelli, Anna Vivarelli e la Bianca Pizzorno, che però ha abbandonato l'attività per ragazzi, no? Quindi avete, ragazzi, il massimo dei massimi che c'è in Italia di scrittura femminile. Loro sicuramente sono modeste, non avrebbero mai voluto che io dicessi una frase del genere, ma mi permetto in questo ruolo di dirlo. Farò qualche domanda a ciascuna di loro e poi in modo che poi i ragazzi possano fare anche delle domande. Partiamo da un dato comune, no? Il primo dato comune è che sono scrittrici che scrivono anche a quattro mani, forse anche a sei, forse, non lo so ancora, se non l'hanno ancora fatto. E hanno scritto anche dei libri insieme, ecco, che non è una cosa da tutti. Scrivere libri a quattro mani vuol dire mettere due teste, probabilmente fare anche qualche litigio, probabilmente fare, però anche mettere insieme e condividere le idee. Per i bambini, io lavoro tanto con le classi, ho sempre incontravo prima del Covid tre classi quasi al giorno, due, e fare i lavori di gruppo è importante. Per degli adulti è molto più difficile, eh? E quindi anche questo è un aspetto che vorrei che fosse affrontato oggi. I temi che loro affrontano, loro sono delle persone, tra l'altro, che hanno vinto, credo, i premi più grandi che ci sono in Italia e non solo, dall'Andersen 100, eccetera. Se dovessi raccontare i premi che hanno vinto, perderemo un'ora. Ma soprattutto nell'editoria, uno degli elementi fondamentali, che un libro bello, come sono stati i loro, sono tradotti in 20-30 lingue, vuol dire che quel libro è importante. Vuol dire che raggiunge un gusto quasi universale. Ecco, con questa piccola premessa inizierei con Anna Lavatelli, con la quale
Confesso, mi sono fatto tante risate nella mia vita in questi ultimi tempi e voi la vedete così elegante con questi occhiali, ma io la vedo vestita da pirata perché ha fatto, come dicevamo prima, con Lucilla, un libro bellissimo. Sono arrivati i nonni pirati in cui lei si è vestita da pirata e rientra nel mio immaginario. E affrontando appunto, parlando con Lana Lavatelli, Lana che ha appena vinto con Olga un altro premio grandioso, quindi storie di vita incredibili, per esempio, ha uscito dal suo cappello un libro come Il violino di Auschwitz, che chiaramente è stato un grande successo a livello. Incredibile, una storia importante, una storia di sofferenza, ma anche una storia di speranza. Molte delle sue storie sono storie molto profonde, no? In cui i personaggi sono personaggi particolari. Dove ti porta il bus, dove lei, che il libro che oggi lei ha scelto per la giornata di oggi, secondo me sono una volta tanto delle persone molto normali, i protagonisti. Cioè, potremmo essere ciascuno di noi, eh? Ciascuno di noi, qualsiasi bambino delle classi presente potrebbe essere il Manolo, qualsiasi bambina potrebbe essere, chiaramente in carrozzella, potrebbe essere la protagonista, no? Potrebbe essere Lucilla. Quindi sono con caratteri classicamente normali, eh? La prima della classe, quella che vuole comparire sempre, il bambino che si scompare, il bambino che non vuole farsi vedere e che è obbligato a cambiare classi, no? La mia famiglia è una famiglia di 60 traslochi nella mia vita, se vuoi. Quindi, cioè, in cui cambi vita, no? Nel senso, ognuno di noi. Quindi sono persone normalissime. E questo è l'aspetto che mi viene da dire per prima. C'è un tema, secondo me, molto importante in questo libro, è il gruppo dei maschi e il gruppo delle femmine, no? Ed è un classico di divisione, no? Che c'era. Io premetto che sono un po' vecchiotto, ai miei tempi a Diano Marina, avevano portato le classi maschili in una parte del paese e le classi femminili dall'altra parte, sia le elementari che le medie. Quindi il rapporto col mondo femminile è iniziato al primo liceo, quindi a livello scolastico perlomeno. Quindi la divisione tra maschi e femmine che si sente, no? In cui è un tema che tra l'altro coinvolge anche gli adulti, è uscito molto bene in questo libro. La vergogna di Manolo di fare i compiti con una compagna femmina, no? E su questi primi due stimoli vorrei lasciare la parola all'Anna. Sì, io ho lavorato fondamentalmente su un tema a cui tenevo molto, che era il tema dell'immaginario che noi abbiamo. La cosa è partita così: l'immaginario che abbiamo noi tutti delle persone che hanno delle disabilità. E nel nostro immaginario, la prima parola che ci viene in mente è questo sentimento naturale, di pietà, di compassione, ma soprattutto di debolezza, di una persona che comunque ha sempre bisogno di chedere aiuto agli altri. E ho voluto, proprio in questa storia, creare invece una bambina, perché io penso che sia così e conosco anche persone che sono così forti. Questa bambina è tutt'altro che una persona da, diciamo così, da curare, da aiutare, da sollecitare o di cui avere pietà. Lei si sa difendere benissimo e io volevo proprio mettere avanti con forza quest'idea. Perché dobbiamo immaginare che una persona che per qualche motivo non può camminare o che ha altre disabilità, perché deve essere una persona con un carattere mite? E come posso dire, facilmente malleabile. No, sappiamo tutti nella storia anche di persone
famose, che poi hanno fatto parlare di sé, penso ad atleti che per qualche motivo hanno dovuto abbandonare la loro attività, ma che non si sono fermati lì e con coraggio sono andati avanti. Insomma, io volevo fare una cosa così. E quindi dall'altra parte mettere invece un bambino che sì, è quello che si dice normale, questa parola, diciamo che non è molto bella da usare, ma un bambino che non ha, diciamo, altri problemi se non quello del suo carattere, della sua timidezza. E del fatto di avere questa vita un po' disordinata, di continui passaggi da una città all'altra, insomma, la persona giusta per essere, come posso dire, molto a disagio in una situazione e anche incapace di dire dei no precisi o, alla madre, alla maestra, alle persone. E questo incontro è uno scontro, e poi questo scontro doveva però venire fuori in qualche cosa di più, qualcosa di solidale, ma anche di più forte, amicale, insomma, oserei dire. Cioè, il mio sforzo in questo racconto non è stato facile arrivare al momento in cui Lucilla e Manolo scoprono che possono essere fare un team. Due persone che unite si integrano e danno all'altro quello che l'altro non ha. E in questa integrazione tra i due nasce un progetto che è un progetto, diciamo così, di normalizzazione della vita della ragazza, della sua soddisfazione più importante, del suo desiderio più grande, che è quello di poter andare a scuola come tutti gli altri, con una piattaforma che la porti sul bus, e che le permetta di fare tutto questo da sola senza dover passare attraverso il genitore che la prende in braccio, il bidello che l'aiuta, e sentire così più forte la propria indipendenza. Come diritto, però, come diritto, Come perché dire. Lucilla lo rivendica come diritto. Quindi, diciamo, lì mi sono venute in mente due, o meglio, mi sono servite due cose. Che sono state molto importanti per poter costruire la storia anche in un modo credibile. E la prima, per poter far avvicinare Manolo a Lucilla, non so Deve se provare. l'unico sistema è stato fargli fare un piccolo incidente casalingo, lui si rompe entrambe le gambe scivolando giù dalle scale perché è molto arrabbiato, appena litigato con sua madre, la prima volta che si sfoga contro di lei. E nella rabbia fugge via e si inciampa, e così lui si ritrova con le gambe ingessate, e a quel punto è molto simile a lei ed è anche obbligato a trovarsi con lei perché deve fare comunque i compiti, perché appunto anche quando sei conciato così a scuola i compiti te li danno lo stesso da fare a casa. E poi mi è venuto in mente l'altro elemento che è sotterraneo, ma di cui Lucilla è una bambina che legge, tra le altre cose, per questo che è anche così forte e diciamo intelligente e acuta. E lei ha letto la storia di Rosa Parks, e cioè di questa grande rivolta che americana, che è stato proprio uno degli inizi della grande rivolta dei neri americani che rivendicavano i loro diritti, la quale appunto fa questa protesta su di un bus, cioè è legata ad un bus sul quale lei può salire ma non può sedersi, perché tutti i posti dei neri sono già stati presi, quelli dei bianchi non li può occupare. Ecco, tutte queste cose hanno creato una storia che secondo me è anche possibile, perché non voglio fare nomi, ma io conosco molto da vicino una persona come Lucilla che fin da bambina ha fatto tutto questo, non queste cose qua, ma ha avuto l'energia per progettare una vita dando agli altri di sé l'immagine di una persona, appunto, di una persona. E quindi questa è la storia e questi sono, diciamo, gli elementi che hanno permesso di costruirla. Ecco, io volevo arrivare poi dopo la disabilità, ma hai anticipato con questo tuo intervento stupendo, no? Il nodo, bellissimo, cioè uno degli aspetti bellissimi di questo libro è che ci può aiutare, no? Perché i libri di queste due, delle 2 anni. Il primo elemento è che ci emozionano, perché un libro che non ti emoziona non ha un valore, secondo me, meno importante, perché ci deve emozionare, ma soprattutto ci fanno lavorare anche su diversi punti di vista, no? Manolo, grazie a questo incidente,
prende il, a, acquista il punto di vista della bambina in carrozzella. E se mi permetto, uno dei lavori che io faccio nei miei laboratori, no, è quello di lavorare sui punti di vista, di far finta di essere un bambino di un'altra cultura, oppure di essere una bambina o di essere fa parte delle mie attività, no? E in questo libro si lavora moltissimo sul cambio di punto di vista, no? E quindi il bambino. Provarsi a mettere, e io sono sicura che le insegnanti che sono qua di fronte fanno dei lavori meravigliosi su questo punto di vista, cioè del cambio di punto di vista, scusatemi il gioco di parola, però è un libro che ti fa ragionare e oltretutto, come hai detto tu, l'importanza della lettura che. Di leggere come Lucilla ha letto dei libri, ti dà delle forze in più per i tuoi diritti. Il secondo elemento, e poi ti rilascio la parola, e poi passiamo alle domande, è quello legato, io sono molto legato alla disabilità, no? Lavorando molto sulla disabilità, capisci che grazie al mondo della disabilità, alle loro lotte, la cultura è diventata un pochettino per tutti. Prima erano inaccessibili, quadri altissimi per poter essere visti anche quelli che carrozzelle sono stati abbassati. Cioè, quindi è diventato un creare barriere, togliere delle barriere architettoniche, no? Come tu so che hai lottato molto, no? Anche per quel parco che si è creato nel tuo paese, no? Proprio legato a questo libro, togliere le barriere architettoniche di un parco giochi. Grazie a questo libro che è stato un parco giochi che è il parco giochi di dove ti porta un bus. Poi questo ce lo racconterai tu. Quindi la cultura per tutti, i libri per tutti, hanno un vantaggio non solo per chi è disabile, ma per chiunque. E ti lascio la parola. Sì, io volevo raccontare brevemente questa cosa meravigliosa che penso sia il sogno di ogni scrittore, cioè di vedere in qualche modo realizzato, concretizzato un avvenimento, una storia che ha scritto. Ed è successo proprio con Dove ti porta un bus, sembra proprio quasi una cosa impossibile che possa succedere in un piccolo paese come il mio, ma è stato così. Si doveva rinnovare un parco per bambini proprio nel cuore del paese, al centro della piazza principale, e così parlando con l'assessore della cultura, dice: "Ma tu, Anna, che hai scritto tanti libri, non è che ti sei occupata di parchi?" Dico: "No, di parchi no, non sai, perché noi vorremmo fare un parco che sia aperto a tutti, e quando dico tutti, quindi che possa accogliere bambini con varie disabilità, quindi inclusivo." E allora io ho detto: "Beh, guardate, io l'unica cosa che so di aver fatto è che tocca comunque questo tema, anche se non è un bus, è un libro ed è appunto Dove ti porta un bus." Dopodiché dice: "Ah, un bus? Sì, perché devi sapere che questo gruppo, questa agenzia che noi abbiamo contattato per poter fare questo parco in questo modo accessibile a tutti, guarda caso, tra le cose che ci ha fatto vedere che può realizzare sono giochi accessibili appunto a chiunque, e tra questi giochi c'è anche un bus, un bus nel quale si entra fisso naturalmente, che non cammina, è solo una struttura dentro la quale si possono fare delle attività di gioco. E quindi perché no? E così è capitata questa cosa meravigliosa. Per cui questa ditta che si chiama Proludic, che è diciamo di origine francese, nata in Francia, ma adesso ha anche una parte della sua attività in Italia, una sede in Italia, è nato questo parco che abbiamo presentato, abbiamo inaugurato un mese fa, in una forma così molto limitata, perché pensiamo poi di fare una festa molto grande quando appunto sarà possibile farlo con tutti i bambini, e la casa editrice, che è la Giunti, ha già promesso di regalarci poi molti libri per regalarli a tutti i bambini che parteciperanno a questa festa.
Ma la cosa più incredibile è proprio che si sia potuto fare, che sia successa questa cosa, cioè di trasformare quello che è un pensiero, anche un desiderata da parte mia, che ci sia all'interno di una comunità questa attenzione, che questa cosa si verifichi quasi per caso, perché alla fine è stato un incontro casuale. E l'ultima cosa che vorrei dire, che è veramente secondo me il massimo della potenza narrativa, mi verrebbe da pensare. Uno pensa una cosa, crede di averla inventata e qualcuno l'ha già fatto, in un altro modo, in un'altra forma, con un altro progetto e con un'altra storia alle spalle. E la storia alle spalle è la storia di un signore, che un francese, che faceva il decoratore e l'architetto di parchi e di parchi pubblici e privati, e a un certo punto ha cominciato a costruire degli oggetti per i bambini piccoli, dei giochi da immettere nella scuola materna dove sua moglie lavorava. Sono diventati virali, piacevano a tutti, ha cominciato a farne tanti, ed è diventato, poi ha lasciato perdere il suo mestiere che faceva prima e si è messo a fare, ha aperto un'azienda che si occupa di questi giochi che sono inclusivi. Giochi che si possono installare, che si possono tenere nelle scuole, nei parchi e che sono aperti a bambini con qualunque tipo di situazione. Finisco con una cosa che ha veramente del favolistico, perché questo signore di cognome si chiama, guardate che non lo invento, si chiama Le Poupon. Allora, Poupon è il nome che danno i francesi ai bambini piccoli. Cirille Poupon. Questo signore si chiama Le Poupon. Quando si dice nomen omen, quando si dice che tu credi di inventare quando scrivi, e questo non è che io non lo sapessi prima, adesso però la conferma, qualcuno me lo chiede, io prendo il libro e dico, guardate che è proprio vero. Non c'è nulla di ciò che noi inventiamo che probabilmente da qualche parte nel mondo è già successo oppure succederà. E questo è, secondo me, la potenza dell'immaginario della letteratura, non solo per me, ma per tutti noi che scriviamo. Ecco, io passerei, grazie Anna, alle domande, facendo Sì, una Marino, premessa. passiamo, sì, Alle passiamo domande. alle domande. Sì, dicendo questo, nel senso che io da bambino ero molto timido. Il libro di Anna Lavatelli stimola a fare domande anche ai bambini timidi, nel senso, grazie. Sono domande importanti quelle che fanno ai bambini timidi nel suo libro. E quindi il buon Manolo, quando prende sicurezza, diventa una persona importante. Quindi usciamone tutte, dai, quelle che riusciamo. Io lascerei la parola a Cristina Biggi del Convito Colombo, quinta B, se ci sono delle domande da parte dei ragazzi. Cristina, devi attivare però il tuo audio se ci riesci. Scusatemi, sono dalla Spienola, vi chiedo scusa, ma abbiamo avuto. Buongiorno, grazie intanto alla signora che ci ha raccontato. Per noi è importante parlare con le scrittrici, tutto l'anno che dedichiamo tanto tempo alla lettura, sia alla lettura personale che alla lettura ad alta voce, così come abbiamo curato molto la lettura come aspetto di arricchimento personale e di studio, ma anche come regalo. Abbiamo curato molto anche la lettura gratuita come così, momento per stare bene, diciamo. E quindi vedere che ci sono delle persone dietro ai libri che hanno usato è veramente molto molto bello. Mentre per quanto riguarda domande, ecco, no, ancora una cosa vorrei dire, che speriamo che finisca questa cosa e di poter riprendere presto ad utilizzare il sistema bibliotecario della nostra città, che è così bello e così importante, che ci è molto mancato in questi 2 anni. Domande in questo gruppo non ce ne sono perché abbiamo qualche difficoltà, quindi abbiamo ascoltato, ma i bambini hanno perso dei pezzi che poi dovrò riprendere. Vorremmo magari chiedere se ci fate vedere il libro, questo sì, magari la copertina, in modo che possano vederla. Vado a vedere se l'altro gruppo che è qui sul piano ha qualcosa e nel caso riapro l'audio. Grazie comunque. Grazie a voi. Volevo dirvi che il sistema bibliotecario urbano ha messo in piedi un servizio di prestito dei libri a domicilio anche per famiglie con bambini. Quindi
Questo è un servizio importante. Ecco, nonostante la pandemia, portiamo i libri a casa ai bambini e grazie al sistema bibliotecario e alla pubblica assistenza Misericordia. Volevo dare il benvenuto a Antonella Sena. Ci sente Antonella, Quinta Dio, Regina Primaria Spinola. Benvenuti. Grazie. Sì, avete avuto qualche problema di collegamento? Problemi di collegamento, sì. Antonella, i tuoi ragazzi vogliono chiedere qualcosa, o tu vuoi dire qualcosa all'autrice? Ci siamo persi un pezzetto, quindi ora anche Laura fa domande, purtroppo. Quindi... Va bene. Poi, se mai riserviamo domande alla seconda autrice, Anna Vivarelli. Ok, grazie. Ma siamo passati dall'eccesso di domande che non riuscivamo a rispondere, perché probabilmente è stato solo un problema di collegamento. Abbiamo avuto qualche problema di collegamento. Collegamento, ecco. Quindi... Ma io volevo dire ad Anna che ho letto il suo libro, come le dicevo prima, e che... Mi ha fatto capire ancora una volta anche quanto sia importante il rapporto tra famiglie, perché anche nella storia comunque il rapporto tra genitori che si aiutano, che cercano di fare le cose insieme, che cercano anche di combattere quella timidezza o quella voglia magari di non fare o di avere paura dei bambini, invece i genitori che... cercano di farli fare le cose insieme, cercano di aiutarsi tra di loro, quindi il rapporto tra le famiglie mi è sembrato comunque un tema importante, che ho rivisto anche nel libro di Anna Vivarelli, che poi, di cui parleremo dopo. Anna, cosa ne pensi? Sì, diciamo il tema della famiglia è comunque vitale. In una storia per ragazzi, addirittura quando la famiglia non c'è, cioè non c'è dentro nel libro, non c'è dentro nella storia che stiamo raccontando, ci sono storie che sia io che Anna abbiamo scritto nelle quali gli adulti c'entrano poco o niente, nel senso non si vedono, ma il sostrato familiare è sempre lì, i bambini si comportano in un modo piuttosto che in un altro o hanno pensieri di un certo tipo, di un altro, possono essere più timidi o più aperti, però tutto questo ha delle radici anche nella situazione familiare che vivono e che in alcuni casi lo scrittore decide di presentare perché magari è più importante mettere in rilievo alcuni aspetti, altre volte suggerisce perché dietro questo racconto con dei bambini ci sono degli adulti che li hanno in qualche modo educati, dove educato vuol dire anche diseducato, cioè gli hanno comunque dato un profilo, dei consigli di vita, gli hanno dato dei modelli di vita più che dei consigli, e questi modelli di vita sono quelli che poi alla fine condizionano i bambini. Io, se non si tratta di un bambino che è, per dire, orfano, anche così questo bambino orfano avrà delle persone che in qualche modo lo fanno essere quello che è, l'incontro familiare con i genitori, ma a volte anche con i nonni, e comunque il circolo, diciamo, delle parentele è sempre presente, perché il bambino vive fuori dalla casa, ma certamente il suo nucleo principale è lì che lui pochettino si forma, poi si può anche formare, bisogna vedere come, e questo lo decide la storia, dipende che storia si racconta, no? Perché ci sono anche delle famiglie fallimentari, e quindi queste famiglie fallimentari sappiamo che esistono e non è proibito raccontarle nelle storie, però sicuramente sono, diciamo, dei protagonisti anche nascosti, anche quando appunto non ci sono, ma che contano tantissimo nella articolazione della storia e nelle scelte, nelle decisioni che prendono i bambini. Insomma, noi possiamo un po' leggere, ecco, possiamo leggere la storia della famiglia guardando come si comporta questo bambino. Certo. Sì, io sottolineerei anche un fatto che abbiamo visto anche nella prima sessione, cioè del fatto di
combattere insieme per un ideale, no? Io inviterei proprio anche i ragazzi che ci stanno ascoltando di mettersi insieme, guardarsi attorno, se c'è qualcuno dei vostri amici, dei vostri compagni che vedete che ha bisogno, o comunque qualcosa della città che non va bene, qualche cosa da mettere a posto, qualche cosa per cui lottare insieme. Quindi non solo di lottare per un ideale, ma mettersi insieme, perché comunque insieme si riesce, ci si fa forza, coraggio, e quindi appunto questa Manolo con Lucilla, con i cartelli nella protesta, quindi insieme è molto più facile, ecco, da soli certo. è difficile. Sì, Marina, passare dalla retorica all'azione, che può essere piccoli certo. gesti che salvano le situazioni, anche molto piccoli. Però questo non accontentarsi delle belle parole diciamo che così che si dicono con grande facilità, ma insomma invece essere consapevoli di essere comunque dei cittadini in erba, e che quindi certo. questo ti implica. Anna Rivarelli su queste cose ha raccontato molto anche in un testo che tu sei già, Anna, quale sì, vuole fare. Ecco, sono piccoli gesti di giustizia. Adesso a scuola si insegna l'educazione civica, sì. e quindi è l'educazione civica applicata. Ecco, io passerei alla sì, Marino. Alla Anna Vivarelli, proprio per non perdere gli stimoli che avete dato voi in questo momento. L'Anna Vivarelli, mi viene la grande Anna Vivarelli, ha scritto un libro che per me è stupendo, ne ha scritti tanti stupendi, cioè, però Odio il piccolo principe, mi dispiace, partiamo da quello, e nel quale si è parlato dell'importanza della famiglia, ma anche degli elementi anche lontani nella famiglia che possono essere determinanti, come in quel caso una nonna di Torino, no? In una situazione molto difficile, poi si scoprirà che c'erano dietro delle adozioni, degli affidi, delle storie così, che tutto un nascosto, no? Però la figura positiva è questa nonna che fa, se vogliamo, scombina un po' le carte, no? Da forza a una situazione di difficoltà, no? Perché è inutile che ce la neghiamo, esistono delle situazioni di difficoltà. Quindi la rete amicale, come dicevate prima, la rete con le maestre, ma la solidarietà tra bambini sono dei temi che caratterizzano, sono caratteristiche di tutte e due le autrici. Il tema sociale, il tema dell'importanza di ogni singolo bambino, tra l'altro, ecco, mi posso permettere, ognuno di noi è importante ed unico, e loro lo valorizzano con i loro libri. E tornando a sempre all'Anna, e poi gli lascio all'Anna Vivarelli, scusate, Anna con Anna, anche Anna è sulla valorizzazione dei bambini. Io voglio presentare anche questo libro che ho recensito, ma proprio perché mi è piaciuto tantissimo, che è un guazzabuglio di bambini, in cui una maestra nuova, che non è una brava maestra forse, come anzi le due maestre che abbiamo sono bravissime, ma questa maestra è un po' fissata sull'ordine, l'ordine che è importante, ci mancherebbe, non vogliamo una classe disordinata come sono io, però vuole dare una figura geometrica per identificare i bambini. I bambini con quelle figure geometriche inventano con la fantasia delle cose incredibili, no? Proprio perché sono unici, al di là delle culture di appartenenza, anzi le culture di appartenenza diventano una ricchezza. Ti lascio su queste cose e puoi dire qualcosa, Anna, poi affrontiamo il tuo libro di oggi. Non ti sento, Anna? No. Ok, perfetto. Allora, tu hai nominato il libro Piccolo Principe, che è una storia di adozione fondamentalmente, ma dove però emerge un tema che poi è anche del libro di cui parleremo dopo, che è La Casa delle Meraviglie. Sì. Cioè sul fatto che la famiglia è un qualcosa che tu hai in dotazione, ma al tempo stesso è qualcosa che devi costruire tutti costantemente. E
è compito degli adulti e dei bambini provvedere alla costruzione della propria famiglia, dare il proprio contributo, cioè dare per scontata la famiglia, è qualcosa che non contribuisce a farla crescere. E quindi l'adolescente di Odio Piccolo Principe cresce quando capisce che anche lui deve contribuire alla serenità e alla costruzione della propria famiglia. E allora passerei al libro di cui si parla oggi, che è La Casa delle Meraviglie. Nella Casa delle Meraviglie c'è una famiglia un po' scombinata, perché sono solo un papà e una figlia, la mamma non c'è più, non è morta, è vivissima mamma, ma li ha abbandonati per inseguire il suo primo amore, il suo amore di ragazza che ha rincontrato casualmente. E questo papà e questa bambina non hanno nemmeno più una casa. E allora si spostano di casa in casa, quelle che il papà che fa l'agente immobiliare ha in catalogo, alla ricerca di una sistemazione che è sempre provvisoria. In realtà loro due sono talmente solidi e complici nel loro rapporto che la casa è dove Bellissimo. sono loro, no? E in questa storia mi interessava mettere in luce come la famiglia è spirito di collaborazione, fondamentalmente. Loro non sono infelici, anche se il lettore, leggendo questa storia, che è raccontata dalla bambina, che è raccontata da Emma, il lettore capisce che, insomma, qualche problemino c'è se questi due vivono spostandosi di casa in casa e portandosi dietro due scatole in cui hanno i loro averi. Ma abbiamo comunque un'impressione di felicità, perché ognuno dei due contribuisce alla felicità dell'altro. C'è uno spirito di collaborazione che è famiglia, che è casa, secondo me. E sì, secondo me il rapporto tra loro due è stupendo e tra l'altro anche aperto al mondo, aperto alla natura, aperto all'amicizia col De Filippis, quest'uomo molto particolare che è amante della bici, no? In cui vanno a farsi delle gite, ma aperte anche alle amicizie, cioè nel senso che qui hanno trovato papà e figlia un equilibrio, no? In cui che è molto bello, no? Nel senso che anche il cambiare casa è aprire nuovi orizzonti, no? Paradossalmente, Certo. rimettersi in gioco altre volte, no? Se nel libro, quindi abbiamo due situazioni diverse. In dove ti porta il bus, Manolo, cambiare ogni sempre a scuola, lasciare i compagni era un po' una sofferenza, no? In questo caso, nel rapporto figlio col papà, ogni nuova avventura è un'apertura, perché ci sono dietro due famiglie diverse. È qui il Certo. nodo, è lì il nodo, sono due relazioni diverse. E Beh, la sì, scusa, il discorso è proprio questo, che in realtà, e forse poi alla fine io e Anna, senza dircelo, abbiamo come al solito poi magari detto una cosa analoga, cioè il fatto che, dando mai per scontato ciò che ti riserva la vita e mai come in quest'ultimo anno e mezzo abbiamo dovuto, come dire, accettare il fatto che il benessere, la salute, la libertà, la possibilità di viaggiare, di stare a scuola insieme, eccetera, tutte cose che ci sembravano assolutamente ovvie e scontate, di fatto abbiamo dovuto scoprire sulla nostra pelle che non lo sono. Allora, i protagonisti della Casa delle Meraviglie sono due resilienti, anche se poi questa parola adesso è abusata, ma in realtà sono due che si adattano alla situazione, non piegandosi, non, non vabbè, ci rassegniamo, ma
alla ricerca continua del bello che c'è anche in una situazione Difficile. difficile, no? E poi comunque, stranamente, lo trovano sempre. È chiaro che i problemi non li cancellano e tutto sommato nel libro di problemi ne affrontano, ma lo fanno con un tale spirito di costruzione del futuro, di apertura all'inaspettato, che alla fine in qualche modo la fortuna li insegue perché quando devono andarsene da quest'ultima casa, che poi alla fine... Io non lo dico perché la storia raccontata dalla bambina è poco più che una roulotte in mezzo a un bosco. No, alla fine, che si chiamerà anche nella pubblicità il Bosco delle Fate, ma di fatto è un luogo remotissimo dove non ci sta poi nessuno e devono andarsene anche da lì. Sono veramente aperti a tutti nuovi. Che in qualche modo ricostruiscono un futuro ancora più bello, ancora più grande, ancora più ricco e anche lì costruiscono una famiglia diversa, che è una famiglia che è entrare in un'altra famiglia, stavolta una famiglia affollata, Grande. ecco. No, a cui loro comunque sono, come dicevi tu prima, sono talmente aperti anche alle persone, perché poi è questo il fatto, essere aperti al mondo è fondamentalmente essere aperti agli incontri con gli altri, no? Che a un certo punto l'orizzonte si allarga per forza, perché se tu ti apri agli incontri, qualcuno incontrerai di sicuro, no? Ecco, io Sì, basta. Marino, volevo dire una cosa. Sì. Intanto che è arrivata una domanda da Facebook e poi che facciamo alle autrici. E poi volevo dire ad Anna, sì, un po' riprendendo il discorso di prima, è proprio quell'amore, quella relazione, l'amicizia aperto agli altri che una famiglia non si tiene solo per sé, ma appunto lo dà agli altri che quindi li fa incontrare un'altra famiglia, i Giacomini, la famiglia numerosa. E la storia diventa ancora più bella, quindi il non tenersi anche l'amore per sé, ma aprirsi agli altri per una famiglia è fondamentale, ecco. Sì, e poi c'è anche un aspetto che tante volte, in realtà l'hanno sottolineata più i bambini che gli adulti, cioè il fatto che loro siano talmente complici, il papà e la bambina, che a un certo punto si raccontano anche delle bugie, cioè non sono del tutto sinceri tra loro. Perché? Perché sono delicati, Sì. ognuno nei confronti degli altri. Molto Perché sensibili. il papà, che chiaramente il lettore lo capisce, ma lo capisce anche la bambina, non ha più alcun rapporto con questa madre che si è costruita un'altra vita in un altro paese, in un'altra nazione, ogni tanto dice alla bambina: ho sentito la mamma, sta bene, ti saluta tanto, però non esagera, non le dice, ti abbraccia, ha detto che le manchi, eccetera, eccetera, no? Ed Emma, non, diciamo, non lo svergogna, non dice: papà, perché la mamma telefona sempre quando sono a scuola? Lo so benissimo che non ha chiesto di me. Però questa sorta di piccolo teatro si tiene perché non è ipocrita, è una sorta di rispetto reciproco per cui facciamo finta che ci ha recato dolore, non ce ne porti ancora, perché altrimenti questo dolore, questo abbandono, se continuiamo a viverlo tutti i giorni, ci impedirà di essere felici. E quindi, petto, fanno finta che certe cose vanno bene. Poi, come dire, quando ad un certo punto la famiglia si sarà davvero allargata e avranno trovato una casa, la bambina dice: da quando siamo nel papà,
niente, non dice più nulla. C'è le telefonate della mamma e lei dice, forse perché sa che non ne ho più bisogno, no? Sì. E quindi anche questo rispetto che consiste nel non dirsi, non spiattellarsi sempre tutte le verità sgradevoli sulla faccia, ma è anche discrezione, privacy in qualche modo. Anche questo vuol dire costruirsi la famiglia, no? Certo. Non superare certi confini di vittimismo, di lamenti, di facciamo vedere tutto il brutto, è tenersi delle sfere chiuse per rispetto all'altro. Anche questo è famiglia, secondo me. Bellissimo. Volevo riportarvi una domanda, classe quinta Gioiosa di Bavari, che saluto, ci stanno seguendo su Facebook. Vogliono chiedere alle autrici se scrivere un libro è difficile. Che domanda. Allora, chi inizia? Anna Lavatelli, vuoi prendere tu? Poi e devi mettere il microfono, Anna. Anna Lavatelli, no, microfono. Dipende da Fabio, credo. Ok, non ho sentito bene la domanda. Allora, se scrivere un libro è difficile. Ecco perché sorridevi, adesso ho capito. È una domanda che ci fanno sempre i bambini. Mi permettete di dire soltanto che l'ultima osservazione che ha fatto Anna sul concetto di famiglia e di rispetto dell'altro sono, credo, le chiavi anche di un matrimonio e di tutte le relazioni affettive che ci possono essere dentro una vita familiare. Il rispetto dell'altro è proprio anche a volte, non dico mentire perché non si tratta di menzogna, si tratta di dosare ciò che si può dire e ciò che non si può dire, se vogliamo tirare avanti e se vogliamo avere la certezza di una vita più serena. Sono parole d'oro che condivido perfettamente, credo che proprio questo sia il punto focale intorno al quale si costruisce una famiglia che può uscire da sé ed essere di aiuto anche agli altri. Per la domanda se è difficile scrivere, mi verrebbe da dire così, dipende da cosa fai, perché se non hai grosse intenzioni di comunicazione, vabbè, diciamo che potrebbe anche non essere tanto difficile. Se quello che vuoi fare è arrivare ad una meta di insegnamento, è abbastanza facile seguire certi sentieri, ma sicuramente poco produttivo dal punto di vista del significato, del valore della letteratura, che è fatta per aprire delle finestre sul mondo, sulla vita, sulle persone. E quindi se invece si intende scrivere per raccontare la vita da un punto di vista particolare che può cambiare ogni volta, toccando degli argomenti che sono cari a te in primis, perché se non c'è un interesse forte da parte dello scrittore non vedo come si possa coniugare questa sua capacità di scrivere con un testo che verrà letto dai ragazzi, e quindi da questo punto di vista sì che è difficile trovare una onesta forma di narrazione che un po' ha a che vedere col tema di cui parlava prima Anna sui rapporti tra persone, no? C'è un patto d'onore, secondo me, non scritto tra chi scrive una storia e chi la legge, e ho una responsabilità che lo scrittore sente, di appunto non abusare con quello che racconta, di raccontare fiction, ma che questa fiction sia ciò che è qualcosa di credibile, di possibile, e non un sogno di una notte di mezz'estate. Cioè avere questa onestà con la quale sviluppi storie che possono essere anche divertenti, possono essere anche ironiche, oppure possono essere drammatiche, ma con una deontologia dentro, cioè con una questa volontà forte di non ingannare il lettore. Credo che questo sia difficile, credo che sia importante, e credo che sia per me, proprio come si potrebbe dire,
il punto centrale del lavoro di chi scrive per Grazie. ragazzi. E poi Grazie. io posso aggiungere Sì. l'altro versante, quello che Anna ha ben presente, e che però come dire, ha lasciato forse a meno, nel senso che Anna ha parlato di patto del lettore di deontologia, che è un argomento che noi abbiamo sviscerato a lungo, e poi c'è l'altro versante, quello che io al ragazzino che ha fatto questa domanda dico. Sì. Poi c'è il lavoro della scrittura, cioè sia io che Anna siamo due sgobbone, nel senso che secondo me è abbastanza fondamentale che anche lo scrittore per bambini e per ragazzi abbia rispetto per il valore letterario della propria pagina, cioè non è che si scrive per bambini e quindi togliamo un po' di parole difficili, non tocchiamo determinati argomenti, costruiamo una storia, tanto al bambino va bene così. La scrittura per ragazzi è comunque una scrittura letteraria, non è una scrittura di genere, perché al suo interno contiene tutti i generi, il giallo, il comico, eccetera. Quindi non è una scrittura di genere. Ed è una scrittura che richiede lavoro di cesello, di riscrittura, di revisione lessicale, eccetera, come la scrittura per adulti. Forse a volte anche di più. Perché? Perché noi abbiamo anche, come dire, questa responsabilità che è se un ragazzino incontra un libro e gli piace, magari chissà, diventerà un lettore. Quindi, se gli do un libro sciatto, oltre al fatto che magari l'editore non me lo pubblica, ma a volte capita anche che l'editore lo pubblichi, e nella scrittura la parola è sostanza, perché il contenuto è importante, ma è il come lo dico che poi aiuta, io rischio di sprecare l'occasione di un lettore futuro e questo È una grande responsabilità. sì, è una Ecco, io volevo. responsabilità. La nostra letteratura italiana, l'ho capito perché Certo. è Sì. florida, è Sì. buona, ha un buon Certo. livello. Quindi, Certo. sì, Ci volevo sono delle dire altre c'è classi, Marino, visto che abbiamo qualche pochi domanda? minuti. Da C'è qualche domanda di classe? parte della Spinola e del Colombo c'è qualche domanda? Ci sentite? Sono Dovete attivare arrivate il due microfono. domande, ci siamo Sì, fatti prego. coraggio. La prima Bravi. domanda: vorrebbero sapere quando le signore hanno capito di poter diventare davvero scrittrici. E la seconda: come fanno a capire quando una storia è quella giusta da scrivere? Allora, Grazie. dunque, parto io dall'ultima domanda dicendo che non sempre lo si capisce subito, ma se vogliamo, quello che io ho imparato in quasi 30 anni di pubblicazioni è proprio questa. Mi accorgo prima, mi accorgo presto di quando una storia non funziona. Io credo che anche nel computer di Anna e nel mio di sicuro ci sono tante storie iniziate che non sono poi state sviluppate perché si sono rivelate poi o troppo difficili per me o poco interessanti o perché soppiantate da un altro progetto. Quindi diciamo che essere scrittrici navigate forse ti concede proprio quello, che non stai a perdere delle settimane, dopo un po' te ne accorgi immediatamente. Ecco. Sì, è proprio così, quindi coincidono, ripeto, perché così l'esperienza ti porta a fare sicuramente meno errori e a perdere meno tempo nella lotta infelice con un soggetto che all'inizio ti sembrava buono e vai avanti lo stesso per cocciutaggine, per poi capire che hai buttato via un sacco di tempo. Comunque non è mai buttare via perché anche questi esercizi di stile, chiamiamoli così, possono avere il loro perché.
se non altro ti insegnano cosa non fare, ecco, quindi per via negazioni, se no, per dire, questo non lo fai, è meglio che no, tu non lo faccia. Invece quando mi sono accorta, io credo di essermi accorta banalmente quando finalmente ho pubblicato il primo libro, anche non tanto perché era il primo, ma è la modalità con cui l'ho pubblicato, perché ho partecipato a un concorso letterario nazionale e la premiazione consisteva per il primo premio la pubblicazione del libro, che è quello che una persona che cerca di entrare nel mondo della letteratura per ragazzi, della letteratura in generale, più desidera che accada. E quindi nel momento in cui questo libro è stato pubblicato, lì ho capito, non, cioè, non avrei giurato su quel momento sulla capacità di fare di questo risultato un progetto di vita. In quel momento certamente no, però era come una specie di, posso dire, di inizio che mi spingeva a pensare che avrei potuto scriverne un secondo, un terzo, un quarto e costruire una vita professionale come scrittrice per ragazzi. Una speranza, quindi. La certezza, ecco, la certezza vera mi è venuta tanto perché continuavo a scrivere e continuavo a pubblicare, quindi i fatti, ma soprattutto direi forse dopo una decina d'anni più o meno, adesso non dico che fosse proprio 10, ma insomma, dopo un bel po' di anni, guardandomi indietro, mi sono accorta che era una scrittrice. Guardandomi indietro, vedendo quello che avevo pubblicato, il viaggio che avevano fatto questi libri, magari anche i premi che avevano ricevuto, e quello è stato proprio un'immagine di me. Guardandomi dietro, ho detto: ah, sì, credo che adesso posso dirlo, che il mio mestiere è essere fare la scrittrice per ragazzi. Grazie. E volevo chiedere a Antonella Sena Spinola se avete domande. Sì, Prego. parte dei bambini. Abbiamo pochi minuti, prego, prego. Allora, magari riassumo un attimino, perché rigiriamo un attimo verso i bambini, perché mi dispiace, loro le volevano fare. Ok. Allora, siccome Ciao bambini. bambini. Allora, siccome tutti hanno un po' posto un quesito simile, allora chiudevo tutto. Loro sono stati molto colpiti da queste narrazioni e quindi vorrebbero sapere com'è che è venuta l'idea di fare una scelta così forte dal punto di vista emotivo? E che cosa si prova mentre si scrive una cosa così forte che agli altri comunica dei sentimenti così intensi? Era un po' questa la domanda generale, ragazzi, vero o falso? Vero, Ecco. Grazie. posso iniziare io? Io lascio girare così vi vedono e voi vedete loro. Così. Allora, io parlo a nome mio, ma voi dovete Combinazione, che, nonostante l'esperienza, i tanti libri pubblicati, eccetera, io quando mi viene un'idea, e qua io volevo raccontare una storia di un padre e di una figlia, e di questa figlia che racconta la storia e dice continuamente: io ho un padre straordinario, io ho un padre meraviglioso, io ho un padre fantastico. Io volevo raccontare il rapporto tra questa bambina e suo padre. E di questo ero sicura. Poi è venuta l'idea delle mille case da cambiare, eccetera. Mentre scrivevo questa storia, pagina dopo pagina, capitolo dopo capitolo, voi dovete credermi, io non sono mai così convinta di riuscire ad arrivare alla fine della storia. Questa storia verrà pubblicata e piacerà ai bambini. Io non sono mai sicura di questo. Quindi, che cosa provo quando scrivo? Certo. Abitudine. Sono un po' sicura del mio mestiere perché l'ho già fatto tante volte e sono andata fino in fondo, ma comunque ogni volta sono sempre titubante e spero di finire la storia. Anch'io ho paura di
di non finire la storia o che non venga come voglio. E in questo mestiere è un po' come se tu ogni volta che inizi una storia cominciassi da zero. Anna Lavatelli, il microfono Anna Lavatelli, grazie. Volevo dire che condivido perfettamente, aggiungo con questo, con quello che ha detto Anna Vivarelli, e aggiungo anche che mentre scrivo quello che appunto faccio, l'unica emozione che posso provare è la sfida con le parole e con la storia e con la trama che in qualche modo ho in mente, ma che ogni volta però devo rivedere, perché la storia a volte ti porta dove magari tu non hai pensato di andare. Quindi non c'è un'emozione del tipo sto raccontando un momento in cui questo bambino è molto felice e quindi sono felice anch'io, non è così. È più che altro capire come andare avanti, in che direzione, e tutto questo è una situazione di tensione, perché appunto, come diceva Anna, ti domandi se ce la farai, prima di tutto se ce la farai, e secondariamente se ce la farai in un modo che possa essere soddisfacente prima di tutto per te, perché se non sei convinto tu, figuriamoci gli altri. E invece per quello che, come vengono le idee, ma credo che su questo forse ogni scrittore risponderebbe nello stesso modo, immagino, perché le idee non sono dentro la nostra testa, ma sono nelle esperienze che facciamo quotidianamente fuori di noi, e quindi è la vita stessa con le sue esperienze, sia concrete di persona, sia attraverso i media, che ci toccano e ci parlano e che ci portano a volte ad essere fulminati da un dettaglio. A volte può essere anche solo un dettaglio, ma questo dettaglio, anzi più delle volte lo è, che ha la meglio su tutto quello che quel giorno tu hai visto, sentito, ascoltato, trovato, e che diventa una specie di, come posso dire, tormentone nella tua testa, perché tu senti che lì c'è una storia da raccontare in quella piccola cosa, senti che c'è, a volte non è neanche tanto piccola, ma a volte è anche molto piccola, e su questa cosa tu giri fino a quando capisci che cos'è che vuoi raccontare esattamente. No, per farvi un esempio, l'esempio della, per esempio di dove ti porta un bus, tutto è partito molto tempo fa, perché dovete anche sapere che le storie non è che hai un'idea e la scrivi, stanno lì a volte a germogliare dentro un cassetto, passa del tempo, ma tu non sei pronto e lo senti che non sei pronto per raccontarla, perché non hai ancora le idee chiare, non sai ancora esattamente cosa ne vuoi fare. Io anni fa sono andata, dovevo consegnare dei libri in una famiglia, non sapevo che questa famiglia avesse una bambina con un problema di deambulazione molto grave. Ho salito la bellezza di 5 piani, loro stavano all'ultimo piano, avevano chiesto un ascensore per poter, anche il condominiale, per agevolare questa bambina, e non era stato, insomma, il resto delle persone che abitavano, gli inquilini, si erano diciamo rifiutati a accettare questa cosa. Questa cosa a me ha dato un colpo al cuore tremendo, e questa cosa è rimasta lì per tanti anni, ma proprio tanti, forse più di 10. E a un certo punto è venuto fuori dove ti porta un bus. Ma se voi chiedete a Anna Vivarelli o qualunque altro scrittore che avrete piacere di incontrare, vedete che tutti facciamo storie della vita reale, modificate, a volte anche trasformate in storie del futuro. Non è un po' del passato, non è così tanto importante questo. Il punto è che sicuramente il primo seme lo getta la vita che viviamo insieme agli altri. Marina, ci dobbiamo avviare alla conclusione. Io ringrazio le autrici, ci avete fatto venire voglia non solo di leggere ma anche di scrivere e credo che tanti ragazzi incominceranno a scrivere. Mi raccomando ragazzi, leggete ma incominciate anche a scrivere. Sì.
quello che vedete, quello che sentite, perché è una cosa bella. Vi faccio i complimenti perché ragazzi siete stati veramente bravi. Volevo dire due cose velocissime, se mi lasci, che certo. Le due scrittrici, come tutti noi adulti che siamo qua, loro soprattutto per scrivere i loro libri hanno letto tanto. La lettura ci fa viaggiare, siamo nel maggio dei libri, ci apre nuove opportunità, ci fa conoscere altri mondi, ci fa incontrare. Per scrivere, per ogni cosa, per usare anche meglio la nostra lingua italiana per comunicare, abbiamo bisogno di leggere. Mi dispiace questo spot pubblicitario, ma come bibliotecario, come autore per ragazzi e come collega di tutti voi, non posso dire che la lettura non è l'unico modo per crescere, ci mancherebbe. Come dicevano loro, fare esperienze, uscire dalle case, vedere, ma anche la lettura è una possibilità. La seconda cosa che volevo dire, l'ultimo concetto, che nascono da questi due libri, che non dobbiamo cercarci le difficoltà e darci cadere apposta dalle scale per poter diventare colleghi e aiutare Lucilla, ma le difficoltà, se ci arrivano, come hanno insegnato i libri di oggi e i libri della fascia precedente, possiamo affrontarli in modo diverso e possono diventare opportunità. Quindi secondo me questi libri ci insegnano anche quello. Scusate questo intervento deciso, ma ci tenevo a dirlo. Grazie. Bene, io allora concludo ringraziando ancora le maestre, la loro disponibilità, i ragazzi, le bravissime autrici. Vi aspettiamo ancora, mi raccomando, alle due anne. E ringrazio Fabio Ringo di Liguria Digitale per tutta l'assistenza, Daniela Cavallo e Lucilla Tavani per Agenzia per la Famiglia, un caro saluto anche a Marino, grande collaboratore e ideatore, e buona giornata a tutti. Buona giornata sì. A tutti. Ciao, ragazzi, leggete. Ciao, Bimbi. Arrivederci. Ciao, Bimbi. Grazie, grazie mille.